Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Qui ho una cosa nuova e l'ho acquistata soltanto come prima uscita. Non sono assolutamente un intenditore di questa saga, mi è piaciuta tantissimo quando ero più giovane, l'ho guardata perché gli effetti speciali erano meravigliosi, nonché la storia, però non ne capisco perché non mi sono mai interessato, ma ho deciso di acquistarlo perché 4,99 per questa astronave, appunto, secondo me li vale tutti. Poi la collezione, questo dovete deciderlo voi. Io cercherò, se non l'avete acquistata, cercherò di leggere quello che c'è scritto. È pesante, ve lo dico, è pesante, la confezione è carina. Qui abbiamo un po' di mastice che serve per tenerla attaccata. Ah, ci sono anche, è proprio chiusa. Aspettate che prendo qualcosa per tagliare. Ragazzi, ma è davvero pesante, eh? Pensate che tiro via anche questa. Vediamo se c'è qualche informazione veloce da darvi. Comunque vi consiglio di acquistarla se vi piace il genere, anche solo questa prima uscita perché è carina. La seconda costa già 9,99. Vediamo dove è scritto quante uscite sono. Sono miniature realizzate in die cast, quindi in metallo, dipinte a mano, base personalizzata, e in effetti ecco perché sono pesanti, perché sono in metallo. Vediamo cosa c'è. Ah, qui ci sono tutte le cose che tutte le astronavi che comprendono questa collezione, quindi sono, ma secondo quello che vedo io sono 9 uscite. Però ah, altro che nuove uscite, ragazzi, eccole qua. Allora, la tua collezione si compone di 80 numeri. La prima uscita l'abbiamo vista, 4,99 invece di 9,99. La seconda uscita a 9,99. Ragazzi, ma le restanti 78 uscite, manca un centesimo a 20 euro. Quindi, se consideriamo 80 uscite, sono 1600 euro meno 15 meno 25, 1575 euro più o meno. Ecco, per questa collezione ci vogliono 1000, quasi 1800, 1600 euro quasi. Fatevi due calcoli anche voi e poi, per carità, se deciderete di acquistarla, questo è quello che andrete a spendere. Questi sono i premi che troverete anche sul sito che vi vengono dati. In realtà si paga tutto, penso, no? Sono belle, di sicuro sono belle. X-Wing però mi è sempre piaciuto a me.
il Magnum Falcon, vi faccio un po' vedere l'interno del fascicolo, l'edizione De Agostini, qui abbiamo Harrison Ford. Qui abbiamo le dimensioni di quello appunto che si vedeva nei film, insomma, no? Come si immaginava. Le dimensioni erano 40,8 metri per 25,61 metri. Gli armamenti erano due cannoni laser pesanti, Arakid Tom Rall RM76, la velocità massima in atmosfera era di 1200 km orari. Questa è la cabina di pilotaggio, potete leggere anche voi. Comunque, ripeto, io ho acquistato soltanto questa prima uscita e non ne farò altre perché sono interessato ad altre cose, però secondo me è molto bella. Abbiamo anche il nastro qua. Eh sì, è molto pesante. Così o così? No, così è impossibile, quindi solo così si può montare. Ecco qui. È molto carina, che è dipinta a mano, sicuramente lo capite da voi perché non c'è un contorno che è stato dipinto bene. Qua addirittura non si sa che cosa c'è, cosa sia successo qui. Però ecco, nell'insieme questa finitura antichizzata è carina, questa nuance di colore è carina. C'è un po' il rosso che colpisce molto più del giallo, ma il grigio si sposa bene con questo cenere, si sposa bene. Che dirvi che già non vi abbia detto? Secondo me 20 euro per ogni uscita sono davvero eccessive, però vedete voi ragazzi. Questo è quanto, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto, un abbraccio, un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Adesso vado a presentare anche l'uscita, ve lo dico subito. Del leggendario T1 Volkswagen. Poi la riedizione del Terminator, non è finita, il Terminator è scala 1 a 2, è alto quasi un metro, l'Iveco Turbo Star in scala 1 a 12 con il rimorchio. Non c'è soltanto il trattore, c'è anche il rimorchio. E poi, per oggi, visto che ho fatto circa 10 video, che troverete poi nella playlist, iscrivetevi ragazzi, scusatemi perché sto cercando Batman. Sto cercando Batman. Eccolo qui.
E poi l'uscita numero 9, io non lo sto facendo Batman, ma chi mi ha seguito si ricorderà che consigliai di acquistare la prima e la seconda uscita, dove c'era il parte del volto di Batman, e si poi terminava con l'uscita numero 9. E sinceramente vale la pena, perché con una ventina di euro avete un bel gadget che è la testa completa di Batman. Ovviamente io dissi anche qual era la spesa, se non sbaglio sono 140 uscite, e qui veramente Ascetta ha superato se stessa, ha il record qui, perché 140 uscite per un Batman, sul camion mi sembra Ferrari erano 140 o 150, non ricordo, anche lì è esagerata, però è grande. Qui abbiamo un Batman che ha 140 uscite, al di là del prezzo, che sicuramente non è poco, perché considerate che costa 13 euro, 13 euro per 140, fatevi due calcoli, ci vuole poco veramente per spaventarsi. E quando invece il Mazinga Z, che è sempre Ascette, che non ha niente a che vedere col Batman, perché è uno studio, un progetto pazzesco, cioè solo chi lo sta facendo sa di cosa sto parlando, perché se non lo avete tra le mani e non vedete quello che state costruendo, veramente, già per me ogni volta che vado a mettere qualche pezzo penso allo studio, agli ingegneri che hanno lavorato per riprodurre un'opera d'arte come quella. Può piacere o non piacere, però siamo distanti anni luce dal Batman, dove è plastica, c'è sì un po' di metallo, bello esteticamente sicuramente, però ragazzi, io questa, che può sembrare una polemica che non vuole essere sterile, serve proprio nella speranza che più persone come me lamentino questo allungarsi di uscite delle collezioni. Cioè un Batman 140 uscite non ha mica senso. Se non ricordo male erano 140 uscite. Però ve lo dirò con certezza quando andrò a fare il video dopo questo. E ve lo dirò. Perché alla fine cosa c'è mai da mettere dentro all'interno? Nulla, c'è poca roba. Quindi secondo me doveva averne ancora meno. Ad esempio la Valentino Rossi della De Agostini, la moto, la YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1, ha 91 uscite. Eppure ce n'è di cose da montare. Allora lì avrebbe dovuto metterne 200, per dire, no? Quindi ecco, cercate di tenere contenuti i prezzi, perché io vorrei continuare a fare le collezioni, così come tanti altri come me. Però alla fine due calcoli sappiamo farli anche noi, ragazzi. Cioè, non è che quando poi andiamo a fare la somma di tutte le uscite, questo non ci blocca. Ci blocca, perché abbiamo anche la consapevolezza che 1100-1200 euro ci possano stare, perché noi non compriamo solo un modello che ci piaccia o no, che se ne dica, compriamo tutto il pacchetto, lo studio, la progettazione, quindi il materiale, il servizio editoriale, le consegne, le sostituzioni, compriamo tutto, lo sappiamo, però ci date la possibilità di acquistarlo a rate, e questo ci fa piacere, perché io, almeno per me, non potrei fare tutto quello che sto facendo, che mi costa sacrifici, ma è una scelta mia, però lo posso fare perché è una cosa a rate, no? Però Cribbio, rate o non rate, quando un modello da 1200 diventa 1700-1800, c'è una bella differenza, c'è una bella differenza. Forse voi pensate di guadagnare di più, ma non avete più persone che acquistano, Come ho già detto in altri video, le persone benestanti sono in minor numero rispetto a quelle che invece cercano di vivere e in alcuni casi anche sopravvivere. È vero, non stiamo parlando né di pane né di acqua. Però è anche piacevole fare delle collezioni quando uno è appassionato. E magari si toglie qualcosa. Però se si deve togliere tutto, ovviamente, non vi acquista nulla. Vedete voi, se volete continuare su questa linea, fatelo. Un saluto a tutti ragazzi, un abbraccio, un saluto a tutti i vostri cari più cari nuovamente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, e se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao a tutti.